Come va avanti la vita di Domenico, una volta arrivato in quella che oggi sarebbe l'attuale Bolivia? Arriva sul Rio della Plata, raggiunge i territori della sua esperienza missionaria, anche a dorso di asino, come raccontano i documenti, e poi, arrivato lì, Domenico si dedica agli studi di teologia e contemporaneamente fa tanta, tanta musica. Noi non ne abbiamo avuto idea finché negli anni 70, nel recupero dei siti delle riduzioni gesuitiche, sono saltate fuori centinaia di pagine di musica per canto, orchestra, organo, cembalo, strumenti indigeni, composizioni in lingua india. E mentre studia teologia, Domenico si mette a servizio di questi fratelli con la pelle di un altro colore. E lo fa attraverso quello che è in grado di fare meglio. Suona. Suona e insegna a suonare, a cantare, a pregare, con la musica che per lui è il mezzo privilegiato per la preghiera e per l'incontro con Dio. E gli indios, anche dai racconti missionari, lo sappiamo, gli indios sono sensibilissimi al linguaggio musicale. Tutto questo in preparazione e in attesa di poter coronare quello che evidentemente è il suo nuovo sogno, diventare sacerdote. E come va avanti questo percorso? Beh, il primo trentennio del 1700 vede le monarchie europee che si pongono in netto contrasto con la Chiesa e soprattutto con il Papa. Quindi si scatena una vera e propria metodica persecuzione contro i gesuiti, anche perché erano in prima linea per diffondere i documenti papali che condannavano ogni forma di schiavitù degli indios. E questo, ovviamente, a portoghesi e spagnoli tanto giù non andava. E questo influisce in qualche modo sul percorso di Domenico. Sì, e parecchio influisce, perché in tutto questo macello, nella provincia missionaria dove si trova Domenico ed è in attesa, finiti gli studi di teologia, di poter essere ordinato diacono e presbitero, manca il vescovo. E senza il vescovo, per quanta buona volontà si abbia, non c'è modo di conferire efficacemente il sacramento dell'ordine, cioè in poche parole, i preti e i diaconi non si possono ordinare. E poi c'è anche un altro aspetto, che è quello che riguarda la salute di Domenico, che comincia a manifestare qualche piccolo problema. Bisogna tener conto che quelle sono le zone dove malaria e tubercolosi erano molto diffuse e che mietevano anche diverse vittime fra i missionari. E quindi come va avanti questa storia? Va avanti che alla fine viene naturalmente nominato e insediato il nuovo vescovo e quindi si può procedere in qualche maniera ai preparativi per ordinare questo ragazzo. Mi immagino con grande gioia di tutti, sia degli indios, suoi allievi, suoi conoscenti, suoi amici e sia anche dei suoi compagni di missione. E qui avviene lo scioccante colpo di scena che imprime a questa storia la svolta più inaspettata che ci sia. Dopo aver durato tanta fatica e fatti tanti sacrifici per diventare quel grande organista e compositore famoso che era diventato, conquistandosi un posto glorioso nel panorama musicale italiano, e dopo averci rinunciato perché mosso da questo grande desiderio di mettersi al servizio degli indigeni e di testimoniare il Vangelo, proprio possiamo dire al traguardo di quello che evidentemente appare essere il suo nuovo grande sogno, Domenico, proprio nella vigilia dell'ordinazione sacerdotale, improvvisamente muore. No, ma come? Eh sì, è proprio così invece. Ed è il suo compagno di missione, padre Pedro Lozano, che ci racconta come si è conclusa la vita di Domenico.